Fin da quando lessi per la prima volta Il terzo gemello, un libro di Ken Follett, sono sempre rimasto particolarmente affascinato dal legame che unisce i gemelli. Spesso si dice che quando uno di loro sta male, l'altro riesce a sentirlo e c'è questo legame speciale che li unisce. Ma cosa succederebbe se invece di diventare migliori amici iniziaste ad odiare quell'immagine al punto di scegliere di farla fuori? Questa è la storia della gemella buona contro la gemella cattiva, o almeno così è stato raccontato sui media. Il caso di oggi vede come protagonista le sorelle Han. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Di questo caso ne ha parlato Grazy TV e volevo assolutamente portarlo anche qui sul canale perché è una storia che mi ha veramente scioccato. Iniziamo subito dall'inizio. Queste due gemelle altre non sono che le sorelle Han, rispettivamente Gina e Sunny. Queste due sorelle sono nate in Corea del Sud il 4 aprile del 1974. Sono due gemelle identiche e Sunny è nata 5 minuti prima rispetto a Gina. So che questo probabilmente per molti di voi non significa molto, ma in realtà anche questi 5 minuti in alcuni paesi, soprattutto asiatici, tra cui la Corea del Sud, può fare la differenza. Infatti, importa davvero chi è nata prima perché la secondogenita dovrà per forza portare più rispetto alla sua sorella maggiore. Tra l'altro questo fatto è anche espresso nel videogioco Project Zero 2, non so se qualcuno se lo ricorda, però c'è veramente un grosso significato dietro a chi è nato prima rispetto all'altro. I genitori di Sunny e Gina non avevano un buon rapporto e quando le due ragazze avevano appena 3 anni hanno deciso di chiedere il divorzio. Sunny è finita per andare a vivere con la sua mamma, mentre Gina è andata a vivere con il padre. Oltre a Sunny e Gina, questa famiglia era composta da 4 altri fratelli. Era una famiglia molto numerosa e sembra che il padre non ce la facesse proprio più e per questo motivo ha finito per andarsene e ha sposato qualcun altro. Immaginatevi la fatica che deve aver provato questa madre, che è stata lasciata sola a prendersi cura di tutti gli altri bambini. Era inizialmente una cameriera in un bar, ma ha finito per saltare più volte i suoi turni di lavoro e anche passata da un fidanzato all'altro, diventando anche dipendente dal gioco d'azzardo. Una delle sorelle ricorda la loro madre, insomma in generale entrambi i genitori, non essere a casa per giorni e dovevano praticamente badare a loro stesse. Molto spesso non avevano nemmeno abbastanza cibo nel loro frigorifero, quindi potete immaginare quanto deve essere stato difficile crescere con dei genitori così irresponsabili. Sembra che comunque crescendo la madre avesse sempre una specie di preferenza nei confronti di Sunny, la loro primogenita. Quando queste ragazze hanno compiuto 12 anni e erano appunto delle adolescenti, la loro madre ha detto che non era più in grado di prendersi cura di loro e per questo motivo hanno deciso di trasferirsi in America. Inizialmente si sono trasferite a Seattle, dove hanno vissuto per circa un anno assieme alla loro madre. Ancora una volta però la madre aveva davvero delle difficoltà a prendersi cura di queste sue figlie per via in parte anche della sua dipendenza dal gioco d'azzardo e per questo motivo la madre ha scelto di chiamare alcuni altri suoi parenti che vivevano anch'essi in California per chiedere loro di prendersi cura delle sue figlie. E quindi immaginatevi queste ragazze che hanno vissuto tutti questi anni a doversi prendere cura di loro stesse, adesso trovarsi addirittura in un paese straniero, non so qual era il loro livello di inglese ma non credo che fosse chissà che avanzato, a dovervi prendere cura di voi stesse senza una madre che a 12 anni dovrebbe prendersi cura di voi. Ad ogni modo, una volta che si sono trasferite a casa degli altri parenti, sembrava veramente un nuovo punto di inizio, un punto davvero di svolta. Qua potete vedere alcune foto con la nuova famiglia, sembrava davvero che queste ragazze avrebbero avuto davanti a loro un brillante e felice futuro. E probabilmente questa poteva essere la prima volta che le ragazze hanno finalmente sentito quel sentimento di stabilità. Ma sembra che tra
le due gemelle si è iniziato una specie di sentimento di rivalità per riuscire ad accaparrarsi le simpatie di questi nuovi genitori adottivi. Sembra che questi nuovi genitori si siano accorti di questa specie di rivalità tra le loro figlie e per questo motivo facevano di tutto per farle sentire allo stesso livello, come se non ci fosse una primogenita o secondogenita o una figlia preferita rispetto alle altre. Per esempio, a Natale o per i loro compleanni gli facevano sempre gli stessi regali o comunque dei regali che costassero esattamente la stessa cifra. Tuttavia, sembra che quando la madre, la loro vera madre, e veniva a trovarle, finiva sempre per far sentire Sunny come la sua figlia preferita, mentre Gina si sentiva sempre in qualche modo lasciata in disparte. Gina, appunto, quella nata più tardi. Erano delle ragazze estremamente intelligenti e a scuola avevano i voti migliori dell'intero istituto. E sembra che queste due ragazze fossero sempre in competizione l'una con l'altra, anche sui voti accademici. Tuttavia, benché all'apparenza fossero identiche e anche i loro risultati fossero veramente al top e vicini l'una all'altra, le due avevano un carattere veramente diverso. Sunny era sempre solare, sempre sorridente, aveva tantissimi amici e sembra che fosse la gemella più carina. Insomma, erano identiche, però probabilmente il fatto che sorridesse, che fosse così una personalità estroversa, eccetera, la faceva apparire più attraente, a differenza di Gina, che invece era molto più introversa e aveva meno amici. Anche a livello di studio, Sunny sembrava studiare veramente poco per riuscire a raggiungere quei risultati, mentre Gina, per riuscire a ottenere i risultati della sorella, doveva dedicare le sue intere giornate a studiare. Inoltre, Gina era stata la ragazza che aveva fatto tutto prima, si era trovata un ragazzo prima di Gina, aveva trovato un lavoro part-time e quindi sembrava come se Gina facesse veramente fatica a rincorrere questa sua sorella. Sembra assurdo che due sorelle che dovrebbero aiutarsi a vicenda finiscono per creare queste dinamiche familiari che veramente non credo che abbiano giovato a nessuno. Tra l'altro, le loro litigate, che erano ben frequenti, sono arrivate a un punto veramente assurdo quando hanno compiuto all'incirca 18 anni. E tra l'altro sembra che a 15 anni sono entrate in una discussione molto movimentata e hanno finito anche per picchiarsi. Sembra che comunque in tutte queste, diciamo, litigi, Sunny avesse sempre l'ultima parola, essendo quella più grande e tra virgolette considerata quella superiore, se vogliamo, in alcuni paesi asiatici, come vi dicevo. Ad ogni modo, salvo questi litigi, sembravano una famiglia anche piuttosto felice. Tuttavia c'era un'altra rivalità tra sorelle, quella tra questa loro zia con cui erano andate a vivere e la loro vera madre. Infatti sembra che la zia non volesse assolutamente che queste due ragazze contattassero telefonicamente o via lettera in alcun modo la loro vera madre. A un certo punto, tra l'altro, Sunny è stata anche mandata fuori di casa durante il suo ultimo anno di liceo proprio perché stava scrivendo una lettera alla sua madre. Il motivo per cui questa zia non volesse che queste bambine scrivessero alla loro vera madre è per via della dipendenza appunto dal gioco d'azzardo della loro vera madre, anche perché era un alcolista. In ogni caso, questa è veramente una storia triste, come potete vedere, perché immaginatevi, benché magari la vostra mamma ha dei problemi, è brutto non riuscire in alcun modo a mettersi in contatto con lei. Come vi dicevo, Sunny era stata mandata via di casa all'età di soli 17 anni e ha finito per andare a vivere con un vicino di casa per circa un anno. A 18 anni si sono entrambe diplomate con ottimi voti e Sunny ha continuato con gli studi ricevendo una borsa di studio per andare all'università, mentre Gina ha deciso che la scuola non faceva per lei e quindi è andata all'aeronautica americana. Tuttavia sembra che Sunny all'università, benché avesse iniziato il suo percorso accademico estremamente bene con degli ottimi voti, ha iniziato a frequentare forse il gruppo sbagliato
ha iniziato a bere, andare ai party e anche i suoi voti ne hanno risentito. Inoltre in lei è iniziata una vera e propria ossessione per tutto ciò che era costoso. Tutte quelle cose che non poteva permettersi mentre stava crescendo. I suoi voti hanno continuato a peggiorare fino al punto che ha finito per perdere la borsa di studio. Ha scelto quindi, ha dovuto insomma, lasciare la scuola e è andata a lavorare part time come receptionist. Anche Gina, a solamente un mese di distanza da quando è entrata nell'aeronautica, ha iniziato ad odiare completamente il training e quindi se n'è andata. Tra l'altro, per riuscire a lasciare l'aeronautica, non so esattamente come funzioni per la legge americana, però se tu entri come volontaria per poter uscire devi avere un'ottima ragione. Inizialmente ha detto che suo padre era malato, però quella scusa non ha funzionato. Poi si è finta addirittura lesbica, non so in che modo l'essere lesbica possa farti abbandonare l'aeronautica. Comunque in ogni caso in un mese è riuscita ad andarsene. Una delle amiche di queste due gemelle ha detto che benché fossero delle studentesse modello con dei voti veramente alti, sembrava come se non fossero mai in grado di prendere delle decisioni da sole quando si tratta di problemi o cose importanti, e nel momento in cui c'erano delle situazioni difficili non facevano di tutto per andarsene. Infatti sia Gina che Sunny hanno finito per lasciare comunque rispettivamente l'aeronautica e l'università. Gina, una volta che ha lasciato l'aeronautica, ha finito per lavorare in un casinò e sfortunatamente, proprio come la sua madre, ha finito per diventare dipendente anch'essa dal gioco d'azzardo. Sembra che era diventato proprio come un circolo. Lei praticamente finiva per spendere determinati soldi, si disperava e quindi ne spendeva ancora di più per poter rientrare nella sua spesa originale. Sapete un po' come funzionano queste dipendenze. E il suo debito continuava ad aumentare, finendo persino per rubare dai suoi amici e dai suoi parenti. Sembra che ha rubato una serie di carte di credito e assegni e soldi per un ammontare di $40,000. Ha anche cercato di togliersi la vita in questo periodo, fortunatamente sono riusciti a salvarla in tempo. Tuttavia è stata segnalata alla polizia per aver rubato tutte queste cifre e ha finito per scontare 10 giorni in prigione e è stata rilasciata con 3 anni di libertà vigilata. Gina, all'età di 22 anni, quando era uscita comunque di galera e era in questa situazione così difficile, quasi insostenibile, ha scelto di telefonare alla sua sorella Sunny per chiederle se potesse andare a vivere assieme a lei. Sunny ha accettato e quindi hanno iniziato a convivere. E qua è interessante come quando Gina è arrivata nell'appartamento di Sunny, subito si è sentita inferiore, un po' come si è sentita durante tutta la vita. Ha visto comunque Sunny vivere in un bellissimo appartamento, possedere tutti questi scarpe di marca, i vestiti costosi, e si è sentita come se appunto la sua vita fosse rimasta indietro. Sunny guidava anche una macchina costosa, mentre lei non solo non possedeva una vettura, ma era anche piena di debiti. In ogni caso, la verità è che Sunny, benché all'apparenza sembrasse vivere una vita perfetta e ben diversa da quella di Gina, anch'essa aveva collezionato una serie di debiti e inoltre aveva anche dei problemi con la legge. Infatti anche Sunny sembrava essere gelosa, però non della sua sorella ma dei suoi amici che magari avevano più soldi di lei e che potevano permettersi tutte quelle cose costose che lei amava tanto. Anche Sunny infatti ha finito per rubare dai suoi amici e dai suoi stessi parenti. È interessante vedere come, benché vivessero a livelli diversi, se vogliamo, entrambe hanno finito per fare una vita piuttosto simile. Entrambe hanno mentito ai loro amici e hanno finito per rubare da loro perché si sentivano inferiori e non adatte. La convivenza tra Sunny e Gina è stata estremamente burrascosa. Le due ragazze hanno continuato ripetutamente a litigare per cose piuttosto futili, come chi potesse usare il bagno prima o magari chi avesse preso il make-up di quale sorella, eccetera eccetera. Cose banali però che spesso sfociavano in violenza. Tra l'altro c'è stato anche un episodio nel quale ha visto Gina rubare l'auto di Sunny e andarsene per qualche giorno. Quando è tornata Sunny era arrabbiatissima, tant'è che ha finito per tirare in faccia il telefono a Gina
spaccandole addirittura il naso. I vicini hanno più volte chiamato la polizia appunto per segnalare tutti questi loro litigi. Come vi dicevo, comunque, anche Sunny aveva questo problema appunto con la legge, perché rubava dalle sue amiche. E a un certo punto una delle amiche l'ha detto alla polizia, l'ha segnalata, e sono riusciti a coglierla in flagrante. E è stata quindi processata, finendo in prigione. Davanti comunque al tribunale ha ammesso di aver rubato alle sue amiche, ma ha detto che probabilmente lei pensava che non avessero problemi col fatto che le derubasse, dal momento che erano estremamente ricche. Una volta uscita di prigione, però, Sunny ha fatto una terribile scoperta. Infatti la sua sorella Gina ha finito per vivere completamente come se fosse Sunny. Infatti ha finito per usare le sue carte di credito, andava in giro con la sua macchina, usava i suoi vestiti e ha anche speso migliaia di dollari a nome di Sunny. Sunny era ovviamente arrabbiatissima. Immaginatevi, voi siete in prigione e qualcun altro finge di essere voi e mette tutte queste spese sulle vostre carte di credito, cioè deve essere terribile. E per questo motivo ha scelto di denunciare la sorella Gina. Gina è stata condannata a 6 mesi di prigione. Durante quel periodo sembra che Gina avesse in qualche modo iniziato a perdonare la sorella Sunny, insomma, comunque si sono fatte per tutta la vita tutti questi brutti scherzi, e avesse in qualche modo cercato di riconciliarsi con Sunny. Un giorno infatti le ha telefonato chiedendogli solamente in modo gentile di poter riavere le cose che aveva abbandonato nella sua casa, mentre era in prigione questo. Tuttavia Sunny le ha urlato al telefono e le ha detto di non chiamarla mai più, che non avrà più le sue cose e di non avvicinarsi mai più al suo appartamento. Da quel momento Gina si è sentita come se anche il suo ultimo legame con la sua famiglia l'avesse abbandonata, e per questo motivo voleva vendicarsi della sua sorella. Ha iniziato a dire a tutte le sue compagne di cella, o comunque le altre persone che stavano scontando la loro pena, che voleva vendicarsi della sua sorella e che avrebbe voluto farla fuori. E anche una volta uscita di prigione ha continuato a dire queste cose, finché non ha incontrato questi due ragazzi, Yoshi di 15 anni e Archie Bryant di 16. Gina ha utilizzato le sue arti, diciamo, da manipolatrice per riuscire a sedurre i due ragazzi e convincendoli a fare qualcosa di veramente terribile. Quello che Gina ha detto a loro due è che se i due ragazzi l'avessero aiutata a riprendere le sue cose da casa di Sunny, allora avrebbero entrambe ricevuto $100 a testa. Il 16 novembre del 1996 questi due ragazzi hanno guidato fino a casa di Sunny. Il piano era quello di spaventarla e poi si sarebbero riappropriati delle cose di Gina. Tuttavia qualcosa è andato storto quel giorno. Inizialmente, una volta che si sono presentati a casa di questa Sunny, hanno finto di essere dei giornalai. La donna ha subito chiuso la porta dicendo che non era interessata. Gina ha quindi detto loro di presentarsi nuovamente alla porta, questa volta in modo più serio, spaventando la ragazza, estraendo un'arma. Infatti questi ragazzi si erano anche portati un'arma con loro proprio per spaventare questa ragazza. In quel momento la ragazza stava vivendo anche con due roommate, che questa volta sono stati loro a rispondere alla porta. Una volta entrati hanno subito legato i due roommate, e nel mentre Sunny è riuscita a scappare in bagno. Nel mentre che era in bagno, Sunny ha telefonato alla polizia. Tuttavia i due ragazzi l'hanno seguita fino nel bagno, dove hanno aperto con forza la porta e hanno legato anche lei con del nastro adesivo. Una volta che erano tutti immobilizzati, Archie Bryan ha detto a Yoshi: ok, adesso è arrivato il momento di chiamare Gina. Come potrete immaginare, Sunny era completamente esterrefatta da ciò, dal momento che era convinta che sua sorella fosse ancora in carcere. La polizia fortunatamente è riuscita a recarsi in quell'appartamento in soli 2 minuti. Quando hanno sentito le sirene, sia Brian che Yoshi si sono subito preoccupati e hanno cercato di scappare al più presto possibile, e quindi se ne sono andati da quella scena. Qui è veramente una cosa abbastanza strana, perché voi immaginatevi che Gina in questo momento era fuori di galera e molto probabilmente stava utilizzando l'identità di Sunny, e era solamente Gina quella che era ricercata.
Ad ogni modo, la polizia riesce in qualche modo a trovare Gina ed anche ad acchiappare i due ragazzi. I due ragazzi hanno detto alla polizia che tutto questo piano era stato elaborato da Gina, che voleva appunto far fuori la sorella in qualche modo e farla finita con Sunny. Nel mentre che era in carcere, Gina, appunto per questo processo, ha telefonato a Sunny. Durante queste telefonate, Sunny sembrava in qualche modo credere alla versione di Gina. Gina ha detto lei che in realtà lei non aveva assolutamente alcuna intenzione di ucciderla, anzi l'unico motivo per cui si è portata Brian e Yoshi erano appunto per potersi difendere. Ricordiamoci che l'ultima volta che si sono viste queste due ragazze, una di loro, Sunny, questa volta ha spaccato il naso a Gina, quindi poteva anche essere una storia credibile, e sembra che Sunny avesse in qualche modo creduto alla sorella. Il processo è iniziato e durante il processo sembrava come se Sunny credesse a questa nuova versione di Gina e non voleva in nessun modo che la sorella ricevesse una punizione troppo severa per quello che la polizia credeva che Gina avesse tentato di fare, e probabilmente è quello che realmente è successo. Di questa storia se ne è parlato tantissimo sui media, è stata veramente rappresentata e creata questa narrativa della gemella buona contro la gemella cattiva. Infatti da una parte c'era questa Sunny che era sempre perfetta, col make up perfetta, vestita in suits, e l'altra invece che era la gemella cattiva, che era appunto vestita un po' più trasandata, che era quella che era un po' più una gangster, che aveva questa problemi con i giochi d'azzardo, eccetera eccetera. Sembra però che anche Sunny sia stata molto criticata, dal momento che sembrava come se lei volesse fare soldi su tutta questa storia. Infatti aveva assunto un pubblicitario e aveva organizzato tutta questa serie di interviste, tra cui anche una in TV che era stata pagata più di $10,000. Hanno anche tentato di vendere questa storia e farla diventare un film. Questo era l'intento di Sunny, che però per qualche motivo non è per ora mai andato a buon fine. Qua è veramente particolare, perché mi chiedo anche a voi che cosa ne pensate di questa storia. Cioè, pensate che sia un suo diritto vendere la sua storia, cercare di guadagnare il più possibile, o pensate che una cosa così orribile non dovrebbe essere venduta per soldi? Però da un altro punto di vista sono stati i media molto probabilmente a proporre queste cifre, quindi dico, mi è successa questa cosa, perché non guadagnarci almeno qualcosa sopra? Qua sono un po' dibattuto e sono sicuro che molti di voi avranno un'opinione diversa. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate anche voi. Tornando al processo, Gina era abbastanza tranquilla del fatto che non avrebbe ricevuto una pena troppo severa. Dopotutto sua sorella non era stata realmente fatta fuori, e quindi molto probabilmente si sarebbe aspettata di finire magari in galera per qualche anno e poi essere di nuovo libera. Tuttavia il giudice non ha bevuto questa storia, e benché persino i genitori di Gina e Sunny avessero testimoniato del fatto che non riuscirebbero nemmeno a contemplare l'idea che Gina potesse fare una ipotizzare o comunque un piano del genere, il giudice non ha bevuto questa storia e infatti ha finito per mandare Gina in prigione per 25 anni. Questo perché c'erano una serie di scontrini che dimostravano come Gina e Brian e Yoshi si erano procurati una serie di materiali poi per trasportare il cadavere, nascondere le prove, eccetera eccetera. Quindi sapete, sarebbe veramente strano che se non ci fosse stato questo piano alla base, che questo trio abbia fatto questi acquisti. Archie è stato condannato a 16 anni e Yoshi a 8. È davvero terribile comunque, da una parte, che questi due ragazzi siano stati mandati comunque ancora adolescenti a scontare 16-8 anni di carcere. Secondo me la pena per loro è stata un filino troppo severa, dal momento che l'artefice di questo piano altri non era che Gina, e loro si erano solo trovati in mezzo. E non lo so, almeno questa è la mia opinione, però ragazzi, ovviamente la mia opinione è solo un'opinione, non so che cosa ne pensate anche voi di questo caso. Durante comunque il suo periodo in carcere, Gina ha rilasciato questa dichiarazione: a un certo momento, assolutamente, io volevo fare fuori la mia sorella, la odiavo davvero tanto, e più pensavo che mia sorella si sarebbe trasformata in mia madre, e più mi sentivo come se Sunny mi stesse tradendo in qualche modo, e crescendo sentivo sempre di più questo desiderio di vedere la mia sorella morta. Dopo il processo non si è sentito molto di Sunny, si sa che è finita nuovamente in carcere un paio di volte per svariati problemi, ma non ha fatto molto più parlare di lei.
nel 2012, all'età di 44 anni, dopo aver scontato 20 anni in prigione, Gina è riuscita a uscire di galera e da lì ha anche cercato di riappacificarsi con la madre. E la madre comunque ha rilasciato delle interviste per quanto riguarda le sue figlie, purtroppo ancora soffre di dipendenza da gioco d'azzardo, ha detto che non ha più avuto contatti da quel processo, nemmeno con la figlia Sunny. I due ragazzi, Archie, ha finito per scontare 10 anni, mentre Yoshi solamente 4. È veramente questa una storia difficile, triste, e sapere che questa sarebbe potuta essere una famiglia così unita, che queste due sorelle si sarebbero potute aiutare l'un l'altra, e invece vedere come hanno finito per distruggersi entrambe la vita, è veramente una storia triste. Ragazzi, questa era la storia di oggi. Io spero che questo caso vi abbia interessati e grazie mille per aver scelto di rimanere qui con me e spero di vedervi al prossimo video. Un saluto da Seba. Ciao.